Ragazzi, un'esperienza diversa, fatta invece di scoperta, di gioia, di gioco, dove apprezzare anche i nostri bei boschi in un contesto che non ci capita normalmente di vivere, perché io anch'io ho paura di andare di notte da solo nel bosco, ma quando siamo in gruppo così diventa veramente un momento di gioia e di festa. Un attimo adesso di silenzio, che Angelo ci racconterà cosa faremo questa sera insieme. Facciamoli un bel applauso a Angelo, che tutti gli anni si rende disponibile ad accompagnarci. A un'altra cosa importante, Francesco vi saluta, Francesco Biffi di Sentieri Cascine, stasera per cause di forza maggiore non è qui con noi, presenza ma ci ricorda e ha detto di salutarvi tutti. Ciao, buonasera a tutti. Un attimo di silenzio, ragazzi. Niente, stasera facciamo la solita, ormai è diventata solita, tradizionale camminata notturna con l'oratorio di Galgiana. Il percorso è un po' quello di qualche anno fa, gli ultimi due anni mi pare che siamo sempre stati in zona Cascina Bracchi, questa volta invece percorriamo dei sentieri che dall'oratorio portano alla frazione Cascina Verdura. Giriamo un attimo in direzione Rogoredo, zona cimitero Rogoredo, risaliamo ancora verso la Verdura e rientriamo poi all'oratorio, lambendo un po' il territorio a sud della Cascina Modromeno. Ecco, questo per inquadrare un po' geograficamente, diciamo così, l'uscita di stasera. Le cose che potremmo incontrare sono sempre le solite, speriamo di essere fortunati, in poche parole, perché serve solo la fortuna. Siamo un bel gruppo, quanti saremo? 700-750? Anche 80. Di più? Perfetto. E un paio di raccomandazioni importanti. Intanto, come al solito, se facciamo un po' di silenzio, magari abbiamo qualche speranza in più di sentire qualche richiamo, qualche verso di animali che frequentano in periodo notturno i nostri boschi, le nostre campagne. E questa è la prima. La seconda è che attraverseremo delle zone coltivate. In un pezzo di sentiero che purtroppo è sparito, una volta era presente, oggi è stato lavorato dai contadini, c'è il mais, c'è il grano turco. Mi raccomando, teniamo un'andatura di fila indiana, come si può dire, ecco, per non danneggiare le coltivazioni. Cerchiamo di essere rispettosi anche del lavoro altrui. Un'altra cosa che devo dire è che, visto il clima un po' balordo, un po' strano dell'ultimo mese che è passato, di maggio,